Grazie. Faccio una piccola introduzione così. No, devo ringraziare il ministro che tra le mille cose è riuscito a trovare un piccolo spazio per noi e veramente gli sono molto grato. Nell'ultimo periodo ci stiamo vedendo molto spesso, lo sai bene che perché è chiaro che il Ministero della Salute ce la sta mettendo tutta. Ovviamente ci sono tante altre dinamiche che vanno al di là del Ministero della Salute. E quindi su questo io credo che il compito di un sindacato è quello di sostenere innanzitutto il servizio sanitario pubblico, in seconda istanza la nostra professione, e poi il ministro è un collega, quindi sa benissimo di cosa parliamo. Allora io ho pensato, ieri ho fatto la mia relazione, quindi te la risparmio, però due o tre cosette te le vorrei dire in modo tale da inquadrare il problema. Noi stiamo assistendo a un dibattito politico, insomma, abbastanza, come dire, strano, anche se rientra nelle dinamiche politiche, queste cose qui. Io mi trovo di fronte a chi ha governato negli ultimi anni, che ci ha condotto in una situazione di disastro del Servizio Sanitario Nazionale, ci ha tagliato quasi 40.000 posti letto. Abbiamo tagliato 2 milioni e mezzo di ricoveri ordinari di The Hospital e considera che di questi ricoveri la stragrande maggioranza è avvenuta all'interno delle aziende ospedaliere, cioè quelle che dovrebbero fare alta complessità, ed è un dato abbastanza preoccupante. Ieri Crea Sanità, rispetto al quale chi ci ha condotto si lamenta e vuole immediate risposte per danni creati. E allora io dico all'altra parte, cioè a chi ci governa oggi, occorre avere coraggio, occorre fare esattamente l'opposto di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, lo so che è difficile, occorre riattivare i posti letto, non tutte 40.000, però gran parte delle regioni sono a un standard inferiore di almeno un posto letto ogni 1.000 abitanti, perché riconvertendo e quindi riaprendo i posti letto noi ci troviamo di fronte a pronto soccorso meno intasati, ci troviamo di fronte a una riduzione dei tempi d'attesa, e sulle liste d'attesa qui è un altro problema, perché se io ho il metabolismo minimo per garantire i turni di guardia, non avrò le risorse per poter tenere aperti gli ambulatori e quindi le liste d'attesa andranno alla lunga. Quindi non è un problema di libera professione, anzi forse per me parlerei di libera alla libera professione, perché è un concetto per noi molto importante, però in tutto questo secondo me è fondamentale. Ti leggo due o tre dati, guarda, giusto per... Allora, negli ultimi 10 anni la produzione, quindi il finanziamento, è aumentato del 20%, 19%. I costi sono aumentati del 18,4%. Su questi costi totali il costo del personale è di appena il 2,77% e nell'ultimo triennio, cioè pre-Covid, dopo Covid, dell'1%. Poi i dirigenti amministrativi sono aumentati dell'8%. Contemporaneamente le consulenze interinali, quelle sanitarie, del 79% sono aumentate, quelle non sanitarie al 58%, la formazione si è investito di meno nel 7,7%, e poi c'è un dato molto interessante, mi sono tirato fuori perché io mi diletto a fare queste cose, tra quanto pagano le aziende di assicurazione, franchigia e ritenzione del rischio è aumentato del 13%, e se volessimo dividere quanto si spende per tutto questo, diviso tutti i dipendenti sanitari, si spende 1.700 euro pro capite, non l'ho fatto sui medici altrimenti usciva un dato esorbitante. Sui servizi non sanitari il 16% in più, sugli accantonamenti, quindi ce l'hanno da parte, il 43,9%. Il problema quindi sono le regioni. Sono le regioni perché spendono i soldi come vogliono, rispetto agli indirizzi che dà il governo in generale, e l'autonomia differenziata secondo me accrescerà questo gap. E allora noi cosa chiediamo come professionisti e come medici? Tu lo sai perché abbiamo discusso più volte. Ovviamente siamo soddisfatti se va in porto su 1000 proroghe lo scudo penale, e vorremmo vedere questo lavoro fatto dalla Commissione Nordio, che onestamente non mi convince, su cui una volta che è uscito il lavoro vorrei cercare di dare un contributo laddove
esce qualcosa che mi aspetto, che non mi soddisfa. Ovviamente lo sblocco del tetto di spesa sul personale, ma già le regioni non spendono soldi perché non spendono 2 miliardi e 6, e in Agenas stanno facendo un lavoro che oggettivamente io ho contrastato più volte, perché mentre sul personale infermieristico ci sono degli standard ben precisi, su di noi fanno gli standard sui DRG, che sono dei sistemi di classificazione economica e non di carico di lavoro, di complessità dei casi clinici, per cui lì diventa un problema serio, il problema Agenas. Quando usciranno mi sa che dovrò iniziare ad attaccare abbastanza pesantemente, però è un fatto ovviamente mio. L'altro aspetto, la valorizzazione dei professionisti, e quindi lo sai, la specificità medica e della dirigenza, perché poi riguarda anche il personale infermieristico, che sarebbe una sorta di riconoscimento del lavoro fatto per il Covid. Noi, essendo dipendenti della funzione pubblica, abbiamo grandi problemi, perché prima a mettere dei paletti sarà il ministro Zangrillo, che dirà: se lo metto per i medici lo devo mettere per tutti gli altri, e lo capiamo bene. Ma è altrettanto vero che se si riconosce il lavoro svolto dai medici e dai sanitari in generale, la specificità rappresenta davvero un segnale importante da parte del governo per tutti noi. È chiaro che noi, come sindacato, come CIMO e poi come federazione, perché siamo naturalmente molto più numerosi, noi vorremmo uscire dalla funzione pubblica. Vorremmo uscire dalla funzione pubblica per fare un contratto col Ministero della Salute, con le regioni, con un'agenzia che si chiama Pippo, Pluto, non mi interessa, l'importante sia un'agenzia che faccia un contratto parallelo, da un lato i convenzionati, dall'altro lato i dipendenti, ma almeno parliamo tutti la stessa lingua, poi ognuno ha il proprio stato giuridico che si conserva. E quindi su questo aspetto credo che, diciamo, al di là del contratto che adesso l'abbiamo firmato, in periferia avremo grandissimi problemi, perché oggettivamente questo contratto metterà in grande difficoltà aziende e regioni, perché è un contratto più serio rispetto ai contratti dei 10 anni precedenti, quindi un contratto serio, finalmente, al di là della parte economica, che già ci aspettavamo, andava bene. Quindi queste, diciamo, sono le nostre aspettative, e io so che in parte ci state lavorando su questi, su queste tematiche, e siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi supporto tecnico, perché l'obiettivo comune, uno, è conservare il servizio sanitario nazionale pubblico, e due, nel nostro caso, difendere la nostra professione, che merita molto di più rispetto a quello che ha dato, ma non sempre viene riconosciuto. Grazie. Grazie. Sono passate, quindi buon pomeriggio a tutti, dopo le 12 buon pomeriggio. Intanto saluto il presidente Guido Quisci, mi ringrazio per l'invito, saluto tutti i delegati presenti al congresso nazionale della CIMO, è un momento per voi di grande importanza, e diciamo colgo il vostro invito per condividere quello che è stato fatto, quello che vogliamo fare, i prossimi impegni che ci aspettano nel processo di riorganizzazione e ammodernamento del nostro servizio sanitario. Devo dire che, come diceva prima Guido, e lo state vedendo, una delle cose sicuramente più positive è che comunque la sanità è tornata a essere un punto centrale nel dibattito politico. Questo credo che sia fondamentale, perché per anni forse se ne è parlato troppo poco, e il Covid, tra tanti guasti e tanti problemi che ci ha provocato, sicuramente ha fatto sì che la sanità torni al centro del dibattito politico, con posizioni ovviamente diverse, però è importante far capire quanto è fondamentale la sanità nella sanità pubblica. Devo dire che in questo periodo abbiamo sempre avuto una interlocuzione costante con le federazioni, dei sindacati di categoria, un dialogo che poi con la CIMO, soprattutto nell'ultimo periodo, è aumentato, e devo dire sempre è stato un dialogo molto franco e costruttivo, anche perché è interesse nostro, come quello del sindacato, poi dare risposte legittime sia a quelle che sono le richieste degli operatori sanitari, e ovviamente anche e soprattutto dal mio punto di vista dare delle risposte assistenziali ai cittadini che le chiedono. E un primo punto è chiaramente la valorizzazione economica, ma non solo, ma anche professionale del personale medico e sanitario, e devo dire da subito questa è stata una mia priorità.
i medici e tutti gli altri professionisti sono per me la leva essenziale del nostro sistema della salute. Sapete che questo lo dico convintamente e non per retorica, sono un medico e quindi insomma fino a un anno e mezzo fa ho lavorato come medico e quindi conosco, diciamo, bene quelli che sono i problemi dei medici e degli altri operatori sanitari. E stiamo lavorando su delle problematiche che, come diceva prima il Presidente, si sono cronicizzate nel tempo. E vedete che poi il dibattito è quasi sempre solo sulle risorse, ma non possono essere solo le risorse. È chiaro che la sanità, una sanità moderna, ha bisogno di risorse. Questo tra l'altro è un problema, lasciatemi dire, non solamente italiano, perché alcuni mali e alcuni problemi che noi addebitiamo al nostro sistema sanitario nazionale sono problemi comuni a tutti i sistemi sanitari nazionali, pur con le grandi differenze che ci sono dei paesi europei e dei paesi occidentali. Io incontro regolarmente i ministri della salute europea, sono stato lunedì e martedì a Parigi dove c'erano i ministri dell'OCSE che raggruppa 39 importanti paesi, quindi alcuni problemi sono problemi comuni sui quali una riflessione comune va fatta, perché è cambiato il mondo ed è cambiata la sanità. E è chiaro che c'è sempre un problema di risorse sul quale non mi voglio dilungare, sapete che c'è un dibattito, le risorse sono state in termini assoluti sicuramente aumentate e c'è l'ultima legge di bilancio, ci sono 11,2 miliardi in più nel triennio 2024-2026, però io sostengo sempre che oltre a dare più soldi alle regioni bisogna usarli bene e diciamo il vincolo che abbiamo messo dei 2,4 miliardi è stato messo in totale buona fede per assicurare che fosse dato ai sanitari. Questo era lo spirito con cui abbiamo messo quel vincolo. E come diceva Guido, le regioni a volte invece hanno più voglia o riescono meglio ad assumere diciamo, amministrativi, senza togliere niente al prezioso lavoro che gli amministrativi svolgono all'interno delle strutture ospedaliere, non solo, ma insomma anche andare a prendere medici e personale sanitario non è male. Tra l'altro, di per sé l'incremento delle risorse porta poi a un aumento, anche se non importantissimo, ma a un aumento importante per le assunzioni che possono fare. Quindi ci saranno comunque, col fatto che ci sono 3 miliardi in più, 700 milioni in più per le regioni per assumere. Però oltre alle risorse, che ripeto è un problema sicuramente importante, e mi dispiace che però poi a livello politico si semplifichi tutto solo con le risorse, perché chi c'è stato prima le risorse le ha messe, non le ha messe, ne ha messe poche, ma insomma comunque se il sistema si è ingolfato, come dico io, insomma qualche responsabilità c'è pure. Noi vogliamo riorganizzare un sistema che va adeguato a quelli che sono i nuovi bisogni di salute e soprattutto deve diventare più attrattivo per gli operatori sanitari, non solo migliorando gli stipendi ma anche le condizioni di lavoro. Fatemi dire una cosa su questo. Quello che mi preoccupa molto è il fatto che, come riportato nelle statistiche che leggete, ma non è di oggi, è da almeno 3 o 4 anni, io facevo il rettore quando la prima volta lessi le statistiche sull'abbandono delle scuole di specializzazione pubblicate dal Corriere della Sera, indicano che purtroppo c'è una disaffezione dei giovani per alcune specialità, ce ne sono ben 11 che non raggiungono la soglia del 50%. Fatemi dire però una cosa, questo non è un problema solo italiano. Io la settimana scorsa ho incontrato il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Come sapete, i medici negli Stati Uniti sono pagati molto meglio che da noi, ma molto, molto meglio che da noi. Beh, cosa mi ha detto? Mi ha detto: guarda che i problemi sono gli stessi, negli Stati Uniti, senza togliere niente a nessuno, vogliono tutti fare il dermatologo e nessuno vuol fare l'emergenza urgenza. Allora quello che dico è: sì, è chiaro, noi dobbiamo pagare di meglio i medici, dobbiamo pagare meglio gli operatori sanitari, però dobbiamo anche, e questo sto interloquendo con i rettori delle università, chi sceglie di fare medicina deve capire che è giusto che un professionista sia pagato bene. Io sono un liberale, quindi penso che quando uno lavora e lavora bene e fa determinati mestieri per i quali ha studiato a lungo, si impegna e ha dei rischi, deve essere pagato, però non può essere solo un problema economico, perché quando leggo che non vogliono fare l'anatomopatologo, non vogliono fare il radioterapista, non vogliono fare il medico comunale come me, ma me ne faccio una ragione, non è che ce ne sono pochi, ce ne sono sempre. Allora voglio dire, però, francamente, alla fine capite che forse anche un discorso, e in questo magari anche voi ci potete aiutare, insomma, va fatto, perché se ci sono 11 specializzazioni, pensate al di là dell'emergenza urgenza che è sempre citata, all'anatomia patologica, oggi l'anatomia patologica è il fulcro dell'oncologia, no? Eppure non sono attratti. Quindi io credo
che quello che noi vogliamo fare con le misure che vogliamo adottare sono quelle di incoraggiare i medici soprattutto poi a restare nel servizio pubblico con motivazioni maggiori, incentivare i giovani laureati anche a scegliere, su questo stiamo lavorando, queste specializzazioni che ovviamente oggi sono meno attrattive e che ovviamente porteranno a una carenza di personale. Come diceva prima Guido, pochi giorni fa è stato firmato in via definitiva il rinnovo contrattuale 19-21 e abbiamo cercato di accelerare questa firma, ora è in discussione il nuovo contratto e ovviamente dopo le recenti interlocuzioni avute abbiamo in mente come prossimo step quello di cercare di aumentare quello che dicevamo prima, cioè l'indennità di specificità medica e sanitaria. Questo credo che rappresenta un riconoscimento dovuto a tutti i professionisti della sanità, e non solo per quanto è stato fatto durante la pandemia, come veniva ricordato, ma anche credo per l'impegno che ogni giorno viene messo nell'assistenza e nella cura dei malati. Poi se vedete ci sono tante volte sui giornali polemiche, specie sui pronto soccorsi, ma io devo dire registro con grande piacere il fatto che poi in realtà degli ospedali non parla mai male nessuno, perché i cittadini vanno all'ospedale, magari a volte aspettano di più, ma mediamente sono curati bene perché i medici sono bravi, questa è la verità, no? Tanti medici italiani vanno fuori perché li formiamo bene, e quindi io credo che bisogna riconoscere a chi lavora il merito di quello che fa in maniera tangibile. Abbiamo cercato per ridurre le liste d'attesa di aumentare le prestazioni aggiuntive, adesso vediamo quello che succede, se i soldi saranno utilizzati o meno. Purtroppo già lo scorso anno oltre la metà dei fondi messi a disposizione le regioni non li hanno utilizzati, vediamo se riescono ad utilizzarli per pagare su base volontaria che vuoi lavorare di più e per abbattere questa attesa. Se i soldi rimangono cercheremo di trovare un'allocazione anche migliore, come ci siamo già detti. Abbiamo messo freno al fenomeno dei gettonisti e devo dire che questo è sicuramente, a me non piace parlare di quello che faccio in prima persona, ma insomma quando l'altro giorno alla Camera dicono che ci sono i gettonisti, sono stato io che ho mandato in assa nel mese di novembre scorso, dopo meno di un mese che ero diventato ministro, a vedere cosa succedeva, e tranquillamente i gettonisti erano in tutte le realtà italiane. Plaudo quello che è stato fatto nella Regione Lombardia, l'assessore della Regione Lombardia ha avuto il coraggio di dire no ai gettonisti, non ci saranno più contratti dei gettonisti, e come avete visto riportato due giorni fa, per un concorso per 250 posti ci sono state 852 domande. Allora forse se togliamo, senza togliere nulla, perché io i professionisti li rispetto tutti, i gettonisti molti sono colleghi, quindi, però è assurdo pensare che nello stesso posto c'è chi lavora e guadagna quattro volte di chi invece ci va tutti i giorni, sia per rispetto verso i colleghi ma anche per rispetto verso i pazienti, perché una persona che va una volta alla settimana, due volte alla settimana, come fa ad entrare nella vera routine organizzativa di un reparto? Però se vedete quello che è stato fatto in Regione Lombardia, chiarito che per i gettonisti non c'è posto, si fanno i concorsi e quattro volte i partecipanti rispetto al numero dei posti, quindi questo è un qualcosa che va detto oltretutto, e si risparmia pure, perché alla fine i soldi che spendiamo per i gettonisti mettiamoli sugli stipendi degli operatori sanitari, e quindi poi dobbiamo soprattutto, e questo è insieme alla specialità medica, c'è l'impegno di rivedere le regole che hanno contribuito a in qualche modo ingessare il sistema, e ovviamente mi riferisco al problema vero dei tetti di spesa, che oggi è chiaramente anacronistico. Noi ci stiamo lavorando dal primo giorno che io sono arrivato, io sono convinto che noi entro quest'anno riusciremo ad eliminarlo, e come avete visto nella risposta al question time anche il Presidente Meloni lo ha ribadito, ma lo ha ribadito perché io glielo ho indicato che ci stiamo lavorando, c'è un modello sperimentale, io sono convinto che noi entro l'anno riusciamo a togliere il tetto della spesa. È chiaro che, come capite bene, come ha detto prima anche Guido, poi c'è sempre un'interlocuzione con il MEF, però io sono assolutamente convinto che oggi questo è un risultato che in qualche mese possiamo raggiungere. Ci stiamo poi occupando da sempre della responsabilità sanitaria, sono stato io il primo, prendendomi anche qualche polemica sui giornali, a parlare di responsabilità sanitaria. Nel milleproroghe c'è un emendamento che parla chiaramente di scudo penale, questo rappresenta ovviamente un segnale di grande attenzione,
Però è chiaro che poi dobbiamo fare una riflessione più approfondita su quella che è la colpa medica. In Italia c'è la commissione fatta dal ministro Nordio, che ho incontrato e che fra un mese dovrebbe concludere i lavori, quindi vediamo le conclusioni a cui arriverà, però intanto con l'emendamento che penso passerà, abbiamo coperto quest'anno, abbiamo poi modo di vedere i risultati della commissione del ministro Nordio, dove tra l'altro partecipano tanti colleghi anche di livello, per cui vediamo loro cosa producono. E abbiamo però intanto per un anno messo lo scudo penale, poi cerchiamo di trovare ovviamente degli aggiustamenti. E ovviamente io vorrei che ci fosse per il medico che lavora, che poi nel 97-98% dei casi non ha mai fatto niente di male, evitare quello che purtroppo quotidianamente veniamo. E c'è qualcuno ovviamente che storce il naso, io sono un medico, quindi pensa che sto aiutando i miei, non sto aiutando i medici, sto aiutando intanto e non si fa nulla contro i cittadini, perché come sapete poi se rimane la responsabilità civile, quindi non stiamo togliendo niente a nessuno, qualora in quei pochi casi ci fosse poi dimostrato un errore medico, ma stiamo semplicemente dando tranquillità agli operatori sanitari. Probabilmente facciamo pure risparmiare un sacco di soldi al sistema sanitario, perché c'è chi quota, e questo diciamo la medicina cosiddetta difensiva, addirittura 10 miliardi l'anno. Io adesso non so se è vero, ma sicuramente capisco che c'è una forma di iperprescrizione per motivi cautelari. Quindi io credo che insomma, se riduciamo i contenziosi che finiscono in nulla di fatto, riduciamo la medicina difensiva, facciamo un buon servizio sia agli operatori che ai cittadini. Quindi noi ovviamente aspettiamo ora quelli che saranno i risultati della commissione istituita al Ministero della Giustizia, ma ovviamente come Ministero è un tema che a noi sta a cuore e cercheremo dopo lo scudo penale di trovare una soluzione che metta insieme la tutela del lavoro dei medici senza ledere quelli che sono ovviamente i diritti degli ammalati. So che c'è preoccupazione per l'autonomia differenziata, però diciamolo francamente, la sanità ormai è regionale dal 2001, questa è la verità con la quale dobbiamo tutti i giorni fare i conti, e come sapete sono io il primo a dirlo che ci sono troppe differenze sull'efficienza, la qualità dei servizi, i LEA che sono in qualche modo erogati ai cittadini tra regione e regione. Io però accanto a questo rivendico da sempre un ruolo di guida e di coordinamento del Ministero della Salute, affinché quelli che sono i principi ai quali è stato istituito 45 anni fa il nostro sistema sanitario nazionale, cioè l'universalismo, l'uguaglianza, l'equità, debbano essere assolutamente conservati, e fare in modo poi che le risorse destinate alle regioni vengano effettivamente impiegate nel miglior modo possibile. Credo che da questo congresso abbiate avuto una discussione su tanti temi che io qui ora ho un po' toccato velocemente. Poi magari sicuramente Guido Guisci nel prossimo incontro mi potrà anche meglio raccontare quelli che sono i temi che avete affrontato. E, rispetto a quello che tu hai detto all'inizio, oggi abbiamo avuto una riunione perché abbiamo fatto una grande commissione per recepire un po' da tanti stakeholder quelle che potevano essere le criticità legate al DM70, DM77, quindi riprendo i posti letto che dicevi. Noi abbiamo predisposto due collegati alla legge finanziaria, una che è la revisione della medicina territoriale, però questo è un capitolo enorme nel quale ovviamente può rientrare e deve rientrare la revisione del DM70 e del DM77, e quindi su questo ovviamente ciò che tu dicevi di un taglio un po' indiscriminato dei posti letto assolutamente va rivisto, insieme a potenziare la medicina la medicina territoriale. E il fatto, ecco, che purtroppo la pandemia ha fatto sì che sono venuti meno tanti grazie esami oncologici, e devo dire mi rammarico un po' che sui giornali si parla sempre del Covid e delle varianti del Covid, quando c'è un numero incredibile di persone che non ha fatto gli screening, quando c'è purtroppo un grande aumento dell'incidenza delle neoplasie anche tra le fasce della popolazione più giovani, e questi rappresentano i veri problemi. Noi da quando ci siamo il Covid l'abbiamo sempre seguito con attenzione, avete visto che poi
ma è in una fase endemica, quindi ci saranno dei rialzi, come c'è stato poco prima, delle vacanze natalizie, ma poi avete visto che i volumi si sono ritornati assolutamente, oggi sono quasi, insomma, non dico inesistenti, ma insomma non può continuare a essere solo il Covid il problema della sanità italiana. Credo che sia un problema drammatico che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle, quindi con tante conseguenze, perché se pensate alla malattia psicologica, alle malattie psichiatriche, allo screening oncologico, a tante cose che sono rimaste indietro che vanno assolutamente recuperate. E poi ovviamente devo dire da parte mia, cioè il grande impegno, la sfida maggiore è quella finalmente di riuscire a dare una risposta concreta alle liste d'attesa che rappresentano per i cittadini la questione sicuramente più odiosa, ma le liste d'attesa credo non si possono non combattere con il fatto che i medici siano i protagonisti di questa battaglia. È chiaro che i medici devono essere messi nelle condizioni migliori per poter operare, e poi però si basano anche su un fatto di razionalizzazione, si basano su tutta un'organizzazione che devo dire finora non c'è, perché quando leggete sui giornali che ci vogliono 3 anni per fare la mammografia, si lega al fatto che magari un cittadino ha chiamato, qualcuno al telefono gli ha detto che ci vogliono 3 anni e poi lo ha chiamato magari cittadinanza attiva per dirglielo. La verità è che le regioni non hanno un sistema di monitoraggio efficiente delle liste d'attesa. Quindi il primo impegno è quello di creare un monitoraggio efficiente delle liste d'attesa, perché noi dobbiamo sapere veramente quali prestazioni mancano, in quali regioni mancano, se vogliamo poi intervenire. Quindi è inutile dire che ci vogliono, perché se leggete quello che scrivono oggi e vi riprendete l'Espresso di 20 anni fa, ci sono scritte le stesse cose, che per fare una mammografia ci vogliono. Allora, se è vero che ci vogliono 3 anni è una vergogna, magari ce ne vogliono 6 mesi, che è una vergogna lo stesso, però se uno si mette al tavolo e ragiona con chi di queste cose se ne è sempre occupato, e con i medici soprattutto, che sono quelli che poi gli esami, gli interventi chirurgici, le prestazioni le fanno, allora forse mettendosi al tavolino qualche soluzione concreta a quello che dico veramente rappresenta oggi un po' il tallone d'Achille della nostra sanità, lo avremo. Dopodiché sono stato di recente all'OCSE, se vedete le ultime pubblicazioni dell'OCSE vi rendete conto come non è vero che siamo il paese peggiore per le liste d'attesa, anzi in alcune prestazioni siamo i migliori. Quindi diciamo che poi, come sempre, a volte siamo i migliori detrattori di noi stessi, quindi i problemi ci sono e ce ne sono tanti, però ecco, io credo che con una franca e seria collaborazione, ognuna per quelle che sono il proprio ruolo istituzionale e anche le competenze che vengono messe in campo, possiamo sicuramente migliorare la sanità italiana per i cittadini e poi soprattutto, oltre che per i cittadini che lo meritano, anche per gli operatori, perché poi credo che insomma chi lo fa convintamente, fare il medico forse è il più bello del mondo. Grazie.